Ciao ragazzi, nuovo video sugli anni 90, le cose che mi ricordo io, i film che guardavo, gli oggetti che mi piacevano, i libri che guardavo. Ho visto anche ieri sera il programma anni 90 che parlava appunto di anni 90 e di tutti i programmi che c'erano in televisione, delle persone che c'erano, dei cantanti che c'erano, eccetera, eccetera. Iniziamo. Allora, c'erano la Marcuzzi, Alessia Marcuzzi che conduceva il Festival Bar e faceva anche Colpo di Fulmine, mi sembra. Sì, ma io Colpo di Fulmine non lo guardavo, era una sitcom, un film, un programma comunque. Festival Bar, una cosa. Festival di Sanremo, due. Il lettore CD, quello rotondo, bellissimo. Il giradischi, quello dove mettevi le cassettine e poi se si incastrava la... Dio non mi ha raccontato perché io il giradischi non ce l'avevo. Quando si incastrava il filo, il nastro, dovevi riattorcigliarlo con la matita. Ed era bellissimo. Poi... Gli Eiffel 65, I'm blue, double di double da, quello lì. Gli Articolo 31, quando cantavano ancora La mia ragazza Mena o quando cantavano Tranky Funky, questo sono il funky, questo sono il tranky, perché io la musica la tratto con i guanti, questi qua. Adesso c'è J-Ax e Fedez, ma mi piacevano di più J-Ax quando c'erano gli Articolo 31 anni fa. La Jalapa's Band, sì, perché c'era appunto Mai dire gol, mai dire gol soprattutto. La Jalapa's Band, ma non mi piace. Le Iene c'erano, ma io non le guardavo. I Coccolotti, come pupazzetti, c'erano quegli orsetti che avevano anche il ciuccio, morbidosi, non so se voi li avevate. Io se li trovo a casa di mia madre, poi ve li porto, facciamo la seconda parte di questo video. Sbrodolina, bellissima, io avevo quella bambola, non so se ce l'avevate anche voi, a parte Cicciobello, che era bellissimo, biondo, occhi azzurri. Avevo Sbrodolina, quella che tu se gli davi un po' d'acqua, mi sembra che facesse le bolle con la bocca, ed era bellissima. Stupenda, ce l'avevo. Con i capelli ricci, bionda, mi sembra, sì, piccolissima, bellissima. Poi gli hula hoop, era bellissimo ballare, che tu dovevi muovere il bacino e far muovere, far non, non doveva cadere l'hula hoop, era bellissimo. Tutti colorati, stupendi, erano larghissimi, dei cerchi enormi. Poi Alexia come cantante andava tantissimo di moda, tra virgolette, assolutamente negli anni 90. Happy, shalalala. It's nice to be happy. L'inglese non lo so, comunque. Summer is crazy. Think about the way. Sono tutte canzoni di Alexia, bellissime. E poi ce n'era anche un'altra che non mi ricordo il nome, che cantava Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Però non mi ricordo la cantante. Poi chi c'era? Fiorello, Festival di Sanremo. C'era il Commodore 64, che era un videogioco. Io non ce l'avevo perché sono nata nel 92, però comunque c'era. Anche quello, poi nel 94 Miguel Bosé cantava in spagnolo Si tu no vuelves, Se tu non torni, bellissima canzone, l'ha cantata anche poi con Shakira ed è bellissima come canzone, la adoro. Poi Varenne, un cavallo, che io pensavo fosse un uomo, che magari era un pilota di auto, di moto, di qualcosa, invece era un cavallo, Varenne, e era col suo fantino, hanno vinto un sacco di gare, però io non lo guardavo Varenne. Il Milan ha vinto 5 scudetti. Però non mi ricordo in che anno, forse nel 90, ma io non c'ero nel 90, sono nata nel 92. Poi, come calciatore, ho visto ieri sera che hanno fatto vedere Valderrama, che era un super cappellone. Vi lascerò magari una foto se non lo conoscete, se riesco vi lascio le foto, se no andate a guardare tutte queste foto su Google. Poi c'era Masini come cantante, stupendo, meraviglioso. Era anche giovane, era carino, adesso non è che sia carino, però canta bene, comunque bravo. Ti innamorerai, forse non di me. Bellissimo. Poi Bella stronza, vaffan bip. Un sacco di canzoni bellissime. Ha vinto anche un sacco di volte Sanremo, mi sembra. Poi il film Tutti pazzi per Mary con Cameron Diaz. Chi non l'ha mai visto quel film, ditemelo, ditemelo. Chi non ha mai visto Tutti pazzi per Mary, bellissimo. Una cavolata assurda, però era bello. Io l'ho guardato nel 2000, l'ho guardato quel film, però era molto molto bello, molto divertente. Poi c'era anche Beverly Hills 90210 con Luke Perry, mamma che strafigo il massimo, io ero innamorata di Luke Perry. Poi c'era anche H2O, mi sembra che era un cartone con delle sirene bellissime, tutte bionde, figo, un fisico stupendo, non so parlare. E poi c'era Baywatch, lo guardavo, era bellissimo, con Pamela Anderson, c'era anche... Non mi ricordo, c'erano un sacco di ragazzi anche carini in quel telefilm ed era bellissimo. Poi c'era... vabbè, di nuovo, visto che un uomo ieri mi ha detto c'era Mazinga Z, c'era Ufo Robò, Ufo Robò, mi sembra negli anni 90 o negli anni 80, Ufo Robò come canzone, non mi ricordo. Poi
Poi chi c'era? C'era i Cavalieri dello Zodiaco come cartoni, guardavo Lady Oscar, guardavo Pollyanna, guardavo Anna dai capelli rossi, guardavo Pollon, guardavo, credo siano tutti i cartoni degli anni 90, non lo so, se sbaglio ditemelo, non insultatemi, ma ditemelo in modo gentile. Poi cosa c'era? Guardavo anche Rossana Piccoli Problemi di... Allora, Rossana e Piccoli Problemi di Cuore. C'erano anche le caramelle Rossana. Si chiamavano proprio Rossana, me le dava mia nonna, le erano buonissime, con la carta rossa, la scritta dorata, che mi sembra che erano anche negli anni 90. Poi c'erano, vabbè, le caramelle, quelle Haribo a forma di Coca-Cola, gli orsetti gommosi, sempre dell'Haribo, buonissime. Poi c'era il Solero come gelato, c'era il Prezzemolo, c'era il Piedone come gelato, che io non ho mai mangiato, ma Dino sì. C'era anche lo Luke, quello con lo stecco di liquirizia che c'è ancora, mi sembra che sia degli anni 90 anche quello. Poi cosa c'era? Non ho scritto queste cose, me le sto ricordando così a memoria. Il fior di fragola, poi c'era il Solero, sì, quello arancione che sapeva di pesca, di arancia, di mango, di qualche gusto così tropicale. Poi cosa c'era? Il Calippo, vabbè, il Calippo è da anni che c'è, fantastico, buonissimo. Poi, Michel Hunziker e Rosa Mazzotti si sono sposati e hanno fatto una figlia che si chiamava Aurora, che si chiama tuttora Aurora, nel 96, 1996. Poi, nel 2000, Raff Infinito, bellissima canzone, stupenda. I gelati si pagavano 500.000 lire, mi sembra. O 50.000 lire o 500.000 lire. Si pagava ancora con le lire. Era più bello vivere con le lire che con gli euro. Poi, il baffo che faceva le televendite, fantastico. Come che si chiama? Baffo? Luigi da Crema. Il baffo comunque, quello che grida con i capelli neri, con i baffi neri. È un'offerta incredibile, è un'offerta incredibile, ragazzi, dovete comprarlo assolutamente. A me faceva quasi paura perché secondo me urla talmente tanto che prima o poi gli viene un infarto. Cioè, io ho sempre paura che quando urla così tanto gli viene un infarto. È una proposta incredibile, ragazzi, non potete farne a meno. Tutta la sera così faceva le televendite. Poi c'era anche il Mago Telma che faceva le televendite. C'erano anche altri personaggi. C'era Vanna Marchi, mamma mia, come sto. Ok, boh. Gigi e la cremeria, era bellissimo anche questo, la pubblicità io mi ricordo. Cioè, non mi ricordo la pubblicità, ma mi ricordo il gelato, che mia nonna lo comprava e mangiavamo sempre il gelato, assolutamente. Gigi? No! Ma la cremeria sì, venite! Salite! E la cremeria? Sì, salite! Bellissimo lo spot ed era anche buonissimo il gelato, la cremeria. Poi dalla cremeria, dopo la cremeria, il gelato, hanno fatto il gelato Cardor. Molti anni dopo, che è praticamente la stessa confezione, solo che invece di esserci scritto la cremeria sopra c'è scritto Cardor. Era molto buono quel gelato, la cremeria. C'è Gigi? No. E la cremeria? Sì, salite. Al citofono i bambini chiedevano: c'è Gigi? No. La mamma rispondeva: no, non c'è. E la cremeria? E la madre rispondeva: sì, c'è. Salite, venite a mangiare il gelato. Che buona la cremeria, buonissimo. Poi cosa c'era? Ciccio Bello. Poi c'erano i tatuaggi, quelli dei Polaretti. Io mangiavo i Polaretti negli anni 90 come gelati anche. E poi c'era anche Friends, mi sembra nel 90 o nel 96, nel 95, non mi ricordo. Comunque tra gli anni 90 e il 2000, il Festival Bar, il Festival di Sanremo con Marco Masini. C'era anche Paolo Meneguzzi, mi ricordo io, forse nel 2000, non negli anni 90. Però c'era anche Meneguzzi che era fantastico. Vero? Falso? Ti amo, ti odio, com'era la canzone? Fantastico, bellissimo. E voi cosa vi ricordate degli anni 90? Che il Cioè c'era anche, il Cioè era bellissimo, ragazze, con tutti gli sticker, con le domande, tu cosa devi fare quando hai un appuntamento con un ragazzo? Bello, bellissimo. Voi ce l'avevate il Cioè? Cosa avevate degli anni 90? Cosa vi ricordate? Sarebbe bello tornare negli anni 90. Bellissimo.